Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio dello Spotlight Eroe. Oggi parleremo di Moskov, la lancia della quiescenza. Il nostro guerriero del deserto ha ricevuto un completo rinnovo, grazie a un nuovo look, storia, linee vocali e miglioramenti di abilità. Il nuovo Moskov riesce ora a inseguire i bersagli in modo efficace, persino dall'altra parte della mappa, se hai la mira giusta. Miglioramenti della qualità. Sono state migliorate le funzioni e la grafica della passiva della prima e della seconda abilità di Moskov. La perforazione ad aria della sua passiva ha ora una portata più estesa, mentre l'animazione e gli effetti visivi della prima e seconda abilità sono stati ottimizzati. Modifiche alle abilità. L'ultimate di Moskov ha una nuova funzione che gli permette di scattare verso l'eroe colpito dalla lancia della distruzione e gli consente di inseguire e uccidere più facilmente da qualsiasi distanza. L'ultimate di Moskov dispone ora di una funzione picture in picture che segue la lancia così che i giocatori possano vedere se e dove colpisce. Passiva, lancia della quiescenza. Gli attacchi base di Moskov perforano il bersaglio principale e infliggono danni ai nemici retrostanti. Colpire con gli attacchi base riduce anche il cooldown della sua prima e seconda abilità. Prima abilità, errante abissale. Moskov scatta nella direzione bersagliata e ottiene velocità d'attacco per 3 secondi. In questo intervallo i suoi attacchi base infliggono danni extra ai nemici dietro al bersaglio principale. Seconda abilità, lancia della sofferenza. Moskov scaglia la sua lancia contro l'eroe nemico, il mostro bersaglio. Lo respinge e rileva la sua posizione. Se il bersaglio viene respinto contro un eroe nemico o un mostro, entrambi subiscono danni aggiuntivi e vengono storditi. Se il bersaglio è respinto contro un muro, viene anche stordito. Ultimate, lancia della distruzione. Moskov scaglia la lancia della distruzione nella direzione bersagliata. Danneggia i nemici attraversati e non si ferma finché non colpisce un eroe nemico. All'impatto la lancia perfora il bersaglio, danneggia i nemici retrostanti e rallenta tutti i nemici colpiti. La lancia evoca inoltre un'ombra dietro il primo eroe nemico colpito. Attiva di nuovo l'abilità per fare scattare Moskov fuori dall'ombra in direzione del bersaglio e ottenere l'effetto di velocità d'attacco in base al livello attuale della sua prima abilità. Quando la ultimate di Moskov colpisce un eroe nemico, azzera anche il cooldown della sua prima abilità. La sua prima abilità ha lo stesso cooldown della parte di scatto dell'ultimate. Se Moskov usa la sua prima abilità dopo aver colpito un eroe nemico con la sua ultimate, lo scatto dell'ultimate entra in cooldown e viceversa. In fase di corsia usa la prima abilità di Moskov per scattare in una posizione e stordire il bersaglio con la seconda abilità. Poi sferra il maggior numero possibile di attacchi base per ridurre il cooldown delle abilità. Nei teamfight usa l'ultimate di Moskov per rallentare un bersaglio, per poi attivarla di nuovo e scattargli dietro e utilizzare la seconda abilità per stordirlo, prima di finirlo con gli attacchi base. La passiva di Moskov permette ai suoi attacchi base di colpire i nemici in fila dietro il bersaglio principale, in modo da poter infliggere considerevoli danni ad aria contro i nemici raggruppati. Se i nemici sono sparpagliati, tuttavia, la sua passiva non risulta molto efficace. A livello 1 potenzia la prima abilità di Moskov per ottenere il potenziamento alla velocità d'attacco e continua a darle priorità per aumentare l'effetto. Quando usi la prima abilità di Moskov, trova un'angolazione in modo che dietro al bersaglio ci sia un altro eroe nemico o un muro, per stordirlo con la seconda abilità e massimizzare la quantità di danni impedendo al nemico di reagire. È importante aspettare il momento giusto per usare la seconda abilità di Moskov, per garantire lo stordimento e i danni extra. Moskov può rimanere in relativa sicurezza e colpire ugualmente i nemici grazie alla perforazione ad aria della sua passiva. Consigliamo di usare l'emblema tiratore con i talenti velocità, maestro delle armi e cercatore di debolezze. Velocità fornisce velocità d'attacco, maestro delle armi attacco fisico e cercatore di debolezze permette a Moskov di rallentare il bersaglio e ridurre la sua velocità d'attacco. L'emblema tiratore fornisce attacco fisico e velocità d'attacco, tutto ciò che permette a Moskov di sferrare attacchi fulminei e di controllare i suoi bersagli.
Falce della corrosione è l'equipaggiamento principale di Moskov. La velocità d'attacco che fornisce si integra molto bene con il pacchetto basato sulla velocità d'attacco. Acquista spada del cacciatore di demoni nelle fasi iniziali per infliggere più danni e lo scettro dorato nelle fasi finali per potenziare gli effetti d'attacco. Come incantesimo consigliamo ispirazione per potenziare ulteriormente i danni degli attacchi base e i danni perforanti ad arco. La prima abilità di Moskov offre un effetto di scatto che lo rende una minaccia per i combattenti con scarsa mobilità come Tammuz e Balmond. Moskov è contrastato da eroi con elevata mobilità come Lancelot e Natalia, che possono ridurre rapidamente le distanze ed eliminarlo. Moskov collabora bene con eroi come Atlas e Gatotkaja, che possono controllare gruppi di nemici e permettergli di massimizzare danni da perforazione ad aria. Moskov infligge discreti danni nelle fasi iniziali del gioco, quindi concentrati sul farming e cerca le opportunità per colpire il nemico con la perforazione d'aria o di lanciare l'ultimate attraverso la mappa per aiutare i tuoi compagni. Nelle fasi centrali e finali, Moskov può usare la seconda abilità per stordire i nemici, sfruttare la prima abilità e scatenare una raffica di attacchi base, per poi finirli con la sua ultimate. Moskov rinnovato, la lancia della quiescenza sarà disponibile dal 7 novembre. Speriamo che i giocatori apprezzino il nuovo Moskov e aiutino questo guerriero del deserto a completare la sua vendetta. A presto, ci vediamo nella landa dell'alba.